Oggi le vittime accertate salgono a 9, quindi abbiamo 2 vittime in più rispetto a ieri. Di queste 4 sono riconosciute dai familiari e 5 non identificate. Il fatto che oggi ci siano stati questi ritrovamenti dimostra che nulla è lasciato al caso, che si sta facendo tutto il possibile, come è stato detto nei giorni scorsi, per cercare di trovare queste persone. La strategia utilizzata si è dimostrata quella giusta ed efficace finora messa in campo. Sono stati appunto localizzati questi ritrovamenti con l'ausilio dei droni dei vigili del fuoco e successivamente è stata fatta appunto un'operazione di recupero. È stata composta una squadra di recupero interforze da tutti gli enti che partecipano al soccorso. Questo dimostra la sinergia che si è creata in questa occasione sono state appunto recuperate queste salme, 2 salme. Ci siamo trovati, ci siamo organizzati per domani mattina, molto presto, per fare un'attività di ricerca a vista di persona con squadre a terra nella parte appena sottostante a quella del ritrovamento odierno. Garantiremo per questa operazione tutta la sicurezza possibile, anche con l'ausilio, come già detto, di tecnologia a monte, vicino al pezzo di ghiacciaio ancora rimasto pendente, e con un monitoraggio e una comunicazione per un eventuale movimento di quel pezzo pendente immediata.